Siamo alla fine della partita tra San Giuseppe e Miliscola, vittoria larga di San Giuseppe con il punteggio di 12-3. Siamo qui con un paio di giocatori di San Giuseppe e i due, diciamo, neoacquisti alla seconda partita in questo torneo, i fratelli De Rosa. Abbiamo qui con noi Raffaele, a cui faccio la prima domanda. Raffaele, era l'ultima partita del girone, voi siete arrivati un po' in ritardo in questa squadra. Ti chiedo un commento su questa gara da parte dei tuoi compagni. No, ottima squadra. Abbiamo giocato bene sia noi che loro, è meglio che andiamo avanti e giochiamo meglio. Ti ritieni soddisfatto della tua partita di stasera? Ti vorresti dare un voto? No, lascio fare a voi, mi è uguale. Sei soddisfatto? Sei soddisfatto. L'ultima domanda la facciamo al mister stasera in versione portiere, Michele Scotto. Allora, mister, stasera abbiamo visto in una nuova veste di portiere. Nelle prime partite ci aveva abituato a questa veste, poi l'abbiamo vista in panchina. Le chiedo un commento su questa gara bella da parte della sua squadra, l'ultima partita del girone, vittoria larga, ora le fasi finali con i quarti di finale, gli accoppiamenti si conosceranno domani, quindi le chiedo un commento generale sulla partita e sulle prossime fasi finali. Una partita ottima da parte di me, nonostante l'assenza del portiere, penso che la difesa mi abbia messo in modo tale da poter fare poche triste figure. Per il resto c'è un ottimo affiatamento tra i miei elementi. Siamo in attesa degli accoppiamenti, probabilmente, ma invece dovremmo essere terzi. Dobbiamo aspettare, insomma, ora avete 12 punti. Perché se Cappella pure vince stasera, a parità, guarda la differenza reti, no, nello scontro diretto, ah sì, esatto, scontro diretto, differenza reti, l'unica cosa, siamo sempre che cerco di vincere, se vince il Cone cambia il tutto, per il resto penso di poter andare avanti. Solamente la Regata sta l'unica squadra a un livello troppo lontano, ai quarti possiamo arrivare ma oltre non possiamo ambire per il momento. Tutto può succedere. Un saluto al mister Scotto, lo salutiamo alle fasi finali, grazie.